Salve, ci siete? C'è qualcuno connesso? Mi sentite? Si sente? Si sente tutto? Io non vi vedo ancora, ma insomma. Magari nel giro di poco. Sì. Eccoci. Allora, io mi vedo, però non vedo voi. Magari qualcuno si deve ancora organizzare. Quindi buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo dal vivo. From Firenze e non so se c'è qualcuno, datemi un segnale se si sente qualcosa, se c'è qualche problema, ditemi un po' se sente ogni cosa. Va bene, allora, chi c'è c'è e chi non c'è arriverà. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo giunti alla, credo, quarta giornata, o quinta, no, quarta giornata del mio foglio bianco. Foglio bianco che piano piano si sta riempiendo di piccole note, idee, cancellature, insomma, come potete vedere qui sul foglietto. Allora, ho iniziato lunedì questa piccola avventura insieme a voi di, insomma, scrittura musicale in streaming, quindi in compagnia vostra. L'idea appunto è quella di provare a scrivere insieme a voi. Per chi non si fosse mai connesso, insomma, questa è una ideuccia che mi è venuta quest'estate e che insomma, vorrei portare avanti perché credo in questo progetto e ho voglia di condividere insieme a tutti voi un mio momento molto privato, complice la tecnologia, il mio studio, la possibilità di andare in streaming in alta qualità e farvi ascoltare qualcosa e chi avesse voglia di seguire e dare anche qualche utile dritta. Ieri abbiamo avuto Simone Graziano che mi ha dato qualche piccolo suggerimento, anche Claudio Filippini, insomma, qualche musicista amico. Grande musicista, tra l'altro, amico si è avvicinato qualche giorno prima anche Alessandro Lanzoni. Io invito qualsiasi musicista a partecipare a questa piccola così, sessione quotidiana di scrittura musicale, di composizione, chiamiamola composizione, anche se è una parola un po' grande, perché insomma io rispetto, diciamo, di chi fa veramente il compositore. Io sono più uno che così prova a scrivere musica da tanto tempo, quindi un po' di esperienza ce l'ho, ma da lì a definirmi compositore, diciamo, insomma, aspetterei, ci andrei piano. Vedo Gaia Scarlini che si è connessa. Buongiorno Gaia. Niente, allora, intanto per chi c'è, faccio sentire quello che ho prodotto fino ad ora. Buongiorno Elga, ciao. Allora, prima di farvelo sentire, vi voglio dire che, appunto,
un minuto prima di connettermi ho provato il pianoforte così, e ho aggiunto un paio di battute, due o tre battute finali rispetto a quello che avevamo fatto ieri. Ma non è detto che rimangano, insomma, intanto erano così, una scappatoia finale a quello che, diciamo, potremmo arrivare lì e vedere che succede. Intanto ve lo faccio sentire dall'inizio. Scusate, ho sbagliato. Allora, riparto. Questa è una piccola modulazioncina finale, cioè, anzi, più che una modulazione vera e propria, perché qui non cambio in realtà tonalità, ma è un ponte, diciamo, un passaggio armonico-melodico che spero che mi porti da qualche altra parte per rinnovare un po' la melodia, restando nel climax, così fatto fino ad ora. Allora, riparto da poco prima. Anche qua, chissà. Buongiorno Michela, ciao. Chissà, riproviamo dall'inizio, va, che a volte è solo che, come al solito, destreggiarsi. Buongiorno, buongiorno Paola, buongiorno, piacere. Piacere che tu sia tra noi. Paola è tra le persone che si occupano di un portale molto importante che si chiama Piano Solo, e che appunto coinvolge e si occupa, diciamo, di proprio
diffondere la cultura e le produzioni con interviste, servizi, insomma, cose molto interessanti sull'argomento piano solo, appunto. Andate a curiosare sulla sua pagina e scoprirete delle cose interessanti. Paola Parri, oppure pianosolo.it, se non erro. Ciao Giacinto, buongiorno. Buongiorno Gaia. Allora, vi faccio risentire quello che, almeno ci provo, che ho prodotto finora, anche perché, come al solito, io scrivendo con la penna, sono pieno di cancellature, quindi, insomma, dopo un po' non riesco quasi a raccapezzarmi più, neppure io. Comunque, vediamo. Appunto. Siamo arrivati qua. Ciao Antonella, buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati qua. Non sono straconvinto di queste ultime misure. Che è successo? Il gatto ha buttato in terra della roba. Ma avete sentito anche voi? Ah, è una mia fotografia. Bene. Ehi, che fai lì? Un giorno ve lo farò vedere. Anzi, ve lo faccio vedere subito se riesco a prenderlo. Aspetta un attimo. Eccoci qua. Come da migliori tradizioni facebookiane e di internet in generale, abbiamo un gattino molto carino, ma molto furbetto, che, come dire, tutte le volte che io non sono insieme a lui, o lei, anzi perché è una lei, e ora si lamenta, quindi la metterò giù. In realtà fa i dispetti, come giustamente capita a tutti i gattini che rimangono senza qualcuno con cui giocare. Infatti, continuo a staccarmi i fili, insomma, buttare in terra roba, eccetera. Va bene. Allora, proviamo a continuare gatto permettendo, che sta giocando appunto con il cavo di un altro computer, va bene. E si sta lamentando che nessuno gioca con lei. Mi dispiace, ora non è il momento, cara micina. Va bene, proviamo a continuare. Allora, riparto. Convince questa cosa? Qualcuno mi dice: sì, mi sono convertito, Anto. È andata così. Colpa di mia figlia, eh? Cioè, fosse stato per me, no. Però
però sono felice lo stesso. Allora, mi sono convertito, parlavo del gattino. Ciao Salvatore, buongiorno. Allora, il tentativo è quello di continuare a rimanere a sviluppare appunto questa melodia. Qui c'è un punto dove, come dire, mi pento di quello che accade, ma fino a un certo punto, perché sentite, avrei potuto fare così. E invece me ne vado altrove. Quindi qui mi piace abbastanza. Poi però questo accordo mi piace, mi ricorda molto Jobim. Ci provo a buttare in terra roba. Vabbè. Allora, riproviamo. Lelli, buongiorno Lelli, buongiorno Marcello, piacere che tu sia qui. Anche Lelli mi fa piacere che ci sia, che è un pezzettino che non lo incontro. Forse è troppo lunga questa progressione con questi quattro accordi. La farei un po' più breve. I primi due non mi dispiace, cioè, suonano bene tutti e quattro in fila, sentite. Però sembra un po' gonfia. Vorrei mantenerla più nel tono del brano, che è più soffuso, più leggero, insomma, almeno questa è un po' la mia percezione.
magari riprendendo una melodia un po' più mossa prima, non è male. Allora, tra l'altro vi dico che so perfettamente che non si riesce molto a capire quello che sto scrivendo perché, insomma, piazzare la telecamera, cioè la webcam, qui ce ne sono due piazzate, come vedete, non è facilissimo, ma insomma questa è la prima settimana, poi magari durante il fine settimana proverò a fare dei nuovi puntamenti per rendere il tutto un po' più facile. Comunque, vediamo. Perdonate questa momentanea assenza di capacità tecniche, diciamo. Se andassi altrove. Ciao Simo, buongiorno, abbraccio a te, grazie. Ma così, arrivi e te ne vai? Non è che ci dai mi dai un consiglio, perché come al solito qui c'è bisogno di forza lavoro. Allora ti faccio sentire, senti qua. Boh.
mi convince mica tanto questa ultima parte finale. Bisognerà che faccia un po' di cancellature. E se continuassi a salire, dice Giacinto, cioè con la melodia, dice, con gli accordi, come ho fatto inizialmente, tipo... Intendevi dire una roba così, Giacinto? Perché era la mia scelta iniziale. Ciao Francesca, buongiorno. Francesca Leone, buongiorno. Allora. Scappare via così e seguire il consiglio di Giacinto, che mi dice di salire. Il gatto intanto continua a combinare danni. No, si è messo a dormire sulla custodia del microfono, perfetto. Custodia morbida del microfono è la sua passione. Oramai dorme lì. E... Non so, Giaci, dammi una dritta tu. Secondo te, o chiunque altro, qui abbiamo dei musicisti, abbiamo Marcello Becattini, che non so se è sempre tra noi, ma spero di sì, insomma un po' di gente. Così, impressioni, ditemi un po', che ne pensate? Salire, scendere, andare altrove? Che fare? Abbiamo anche... Rudy tra noi, Rodolfo, o non c'è? Forse sì. Allora, riparto dall'ultima zona. Essere anche così. Ritorniamo all'idea originale. Probabilmente far salire la melodia non è una brutta roba. Sale per davvero. Proviamo.
per poi andare su Si bemolle maggiore in fondo con un bel La fuori dal rigo. Quindi per ora la melodia ha un'escursione di un paio di ottave, direi, perché parto dal Do diesis proprio sul Do centrale e arrivo fino a Gaia Scardini ha messo un ok, gli piace, direi, questa ultima soluzione. Invece Elga dice: mi pare ci sia già tanto materiale, però una breve scappatoia in altro modo non sarebbe mai, in altro mondo. O in altro modo, non so. Non so se è un refuso oppure. Comunque, la soluzione della storia è la stessa. Ciao Giorgia, buongiorno. Spesso tra noi, Giorgia. Allora, Giorgia è una ottima cantante. Per chi non la conoscesse, andate ad ascoltarvi un po' di roba. Ha fatto un bellissimo lavoro su Bill Evans qualche anno fa, che insomma, mi è piaciuto molto. Brava. Allora. Riproviamo questa ultima zona. Potrebbe andare anche così, che dite? Allora. Insistendo un po', se posso, prova a non risolvere subito. Poi, ma non sto risolvendo proprio niente, anzi, magari. Perché quando arrivo sul Si bemolle, in realtà continuo la progressione. Mi pare che sia carino mantenere un po' sta cosa, sempre un po' in tensione a questo punto, con gli accordi che, diciamo, scendono e la melodia che sale. Almeno questa è un po', un'idea. Vediamo un po'. Forse dà un po' la sensazione della risoluzione. Vediamo un attimo. Due belle battute di là ci stanno proprio bene, secondo me. Caro Giacinto, caro il mio Giacinto. Mi manca quasi la perfezione, figuriamoci. Ti mancano due accordi. Dammeli te se ti riesci a ritrovarli. Ciao Riccardo, buongiorno. Allora, vediamo un po' ancora.
Mi piace l'idea di continuare la melodia facendo dopo questo stop lungo. Molto. Allora, bene, dobbiamo cambiare foglio. Allora, vedrete solo il nuovo foglio a questo punto, fino a che non riesco a trovare un puntamento migliore per le telecamere, cosa che proverò a fare in questo fine settimana. Allora, vediamo un po'. Senti che accordi, Estasi dice. Roberta De Roberto, buongiorno. Buongiorno Roberta, grazie di essere qui. Buongiorno Eros, grazie. Molto gentile. Allora, io riparto e vi faccio sentire che cosa ho prodotto fino a questo momento. Anche per i nuovi arrivati. Qualcosa del genere. Ciao Viviana, buongiorno. Allora, vediamo un attimo. Io sono convinto tipo al 60%, però normale direi. Vado avanti, poi magari cancello. Io sono di questa scuola di pensiero, se ne esiste una. Cioè, ci sono quelli che per l'appunto, ma anche io sono stato tra quelli e a volte lo sono, però ultimamente mi sembra che valga più la pena fare così. Cioè, ti viene un'idea? La scrivi, tanto poi magari la perdi e eventualmente poi cancelli tutto. Non è che tieni tutto in testa come spesso si fa.
mi suggeriscono un cambio di tempo. No, 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 nessun cambio di tempo, nessun effetto speciale. Questa è una cosa sottile, delicata, è una similbossa, diciamo, come mondo. Poi non è detto che debba essere suonata come una bossa. Spesso cosa succede? Succede che uno scrive, almeno a me capita così, mi succede che scrivo un brano, boh, lento magari, a un tempo tipo questo. Se mi seguirete in futuro vi accorgerete che spesso io magari quando scrivo sembra un po' la stessa, lo stesso mood sempre, e forse in realtà non cambia di molto, perché un po' ognuno è, insomma, specchio di se stesso. Però poi capita che invece risuonandole, quando i brani sono completi o circa, mi capita di cambiarli tempo, di velocizzarle molto, di arrangiarle, diciamo, in modo tale da differenziare i brani e da caratterizzarli in modo diverso rispetto a quello che sono stati, per cui sono stati concepiti, o che ne so, questo potrebbe diventare un pezzo anche swing, up, per dire, potrebbe, oppure non lo so, con una ritmica più rock, potrebbe essere qualsiasi cosa. Per ora è tutto molto così, ipotetico, diciamo. Siamo in fase embrionale e tutto può succedere. Quindi non affezioniamoci troppo all'idea della bossa, anche se per ora è così. Amedeo Tommasi, buongiorno maestro, che piacere. Allora, le faccio sentire questa melodiuccia che sto provando a scrivere insieme a tutti voi, e sarebbe un onore e un piacere avere una sua opinione, magari qualche consiglio utile. Allora. Qui non si può non andare a sol, secondo me, però vorrei evitare certe strade che a me, alle mie orecchie, suonano troppo ovvie, anche se è vero che l'idea di voler scappare dall'ovvio è un'idea perdente in partenza, nel senso che molto spesso ciò che suona ovvio alle nostre orecchie non è per nulla ovvio alle orecchie della maggior parte delle persone. Ma insomma, quindi a me piace provare a sfidare un po' il mio gusto, le mie orecchie, a cercare di sfondare un po' quelle porte della mia percezione musicale, che sono un po' tanto così in uso da tanto tempo, al miei ascolti, al mio suonare, a tutto. Io ovviamente sono cresciuto da sempre suonando standards a paccate, come tutti i musicisti di jazz, li ho amati alla follia e tuttora li amo. Ciò detto,
È vero che alcune cose possono ricordare armonie e melodie più così nella cultura generale, diciamo, ma va bene così. Certi brani non c'è bisogno di forzare, cioè l'importante è non forzare le cose, secondo me devono venire naturali e se a volte suonano un po' tanto così normali, diciamo, tra virgolette. Significa che quel brano semplicemente era destinato a quella cosa lì. Altre volte ho scritto delle cose molto più strane, informali, più diciamo legate alla cultura novecentesca, più diciamo europea. Vediamo comunque allora questa zona finale. Allora, dice Amedeo Tommasi, per gli accordi la melodia è un po' schiava degli accordi. Trovi? Che ne so, per esempio, cioè un po' è sicuramente così. Sai, per esempio, la partenza è sul quarto grado aumentato, bah, insomma, potrebbe starci qualsiasi cosa, però ovviamente atterra subito sul quinto, quindi la tensioncina si risolve immediatamente. Però è come a voler dire: guarda, parto appena fuori, ma poi subito mi pento. Allora riparto da zero, Amedeo. Chissà, oggi siamo entrati. Ah, Paolo Vianello, buongiorno Paolo. Dammi una dritta anche a te, che qui io non riesco a uscirne. Comunque è piacere di vedere tanti musicisti che piano piano si avvicinano e mi danno qualche consiglio, qualche dritta, qualche così, argomento su cui riflettere. Se non proprio accordi veri e propri, come è successo ieri ieri e qualche giorno fa, prima con Lanzoni, poi con Simone Graziano e con Claudio Filippini. Allora, infatti il mio intento è un po' questo, cioè cercare di. L'atmosfera è molto raffinata, dice Amedeo, ti ringrazio tanto. E ti rinnovo l'onore di averti qui tra noi, è un vero piacere. Andiamo al bridge. Andiamo al bridge. Forse ci siamo già, o forse non c'è bisogno di un bridge. Forse questa è una di quelle melodie un po' così nate sul web, no, nate qui a casa mia, come tutto quello che ho fatto fino ad ora, ma diffuse così un po' a tutti in tempo reale. Non so se ci sarà un bridge vero e proprio, probabilmente questa è uno di quei brani che non è pensato per avere una forma A, B, A o robe del genere. Vediamo un po', ve la ripeto. Thank you.
Ecco, qui forse è un punto dove la melodia tende volutamente a ripetersi, ma non mi convince tantissimo questa cosa. Forse potrei cambiare melodicamente qualcosa o proprio anche l'armonia. Perché mi piace questo discorso che senti Amedeo. Allora, da La bemolle diminuito va a Sol semidiminuito, e qui invece che andare a Do va di nuovo a Fa diesis semidiminuito, e poi a Si, e poi a Mi sul Re. Mi dice parti dall'inizio. Riparto dall'inizio ancora. Per ora siamo fermi qua, ancorati in questa zona. Magari, insomma, domani ci verrà qualcosa di nuovo e di migliore. Io ora vedo che sono le 11:53, ho un po' di robe da fare, devo uscire fuori. E quindi vi saluto e vi ringrazio tantissimo della presenza e non so, è veramente un onore e un piacere avere con me stamani mattina Amedeo Tommasi, che è un mio idolo. Fin dai tempi in cui ero più piccoletto, lo vedevo alla Rai, e poi insomma so di tutte le cose che ha fatto con Chet Baker e con molti altri. È un pezzo di storia della musica italiana che quest'anno ha ricevuto un importante riconoscimento. Era l'ora, direi, maestro. E niente, vi saluto a tutti e vi ringrazio. E niente, ci vediamo domani mattina per chi ci sarà. Spero di riuscire a farcela domani per lo streaming, perché devo portare appunto la micina a fare i vaccini dal veterinario. E il veterinario, amico mio, non è proprio vicino a casa. Grazie Roberta, grazie, grazie a tutti. Mi dice grazie a lei, ottimo ascolto, grazie tante. Niente. Vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto domani. Spero di riuscire a essere insomma, puntuale verso le 11, ma non dovessi riuscirci, magari ve lo scrivo sulla mia pagina Facebook, l'orario, perché tanto questa è una cosa libera, per cui cerco di mantenermi, diciamo, di mantenere questa abitudine delle 11, ma ci saranno dei giorni in cui magari la faccio in altri orari, e, insomma. Vi farò sapere, stay tuned, come dicono. Ciao a tutti e grazie ancora.